Eccoci qua, tornati a New Generation. Vorrei cominciare a conoscere una parte della produzione che è importante, che è Max Nascente. Eccolo qua. No, devo dire una cosa? No, nel senso... perché il nostro Max Nascente sì fa parte della produzione, però lui cura molto lo sport. Per un attimo mi è spaventato quando ho fatto sta camminata, dica verità. Un attimo dico, devo mettere le mani davanti, non si sa mai. Un pugno. Però c'è l'anello di ferro, mi spacchi. Appunto, il trucco. Però devo dire che lo sport è fondamentale. Lo sport è importante, allora, quindi... New Generation, noi rappresentiamo la bellezza, facciamo un applauso che i nostri... ragazzi sono stupendi. È vero. E abbiamo anche lo sport, perché lo sport è salute, benessere e bellezza. Quindi io in particolare sono un maestro di arti marziali. Tu sei insegnante? Maestro di Kung Fu. Cioè un maestro di Kung Fu? Sì. Di Tai Chi? Anche. Che poi quando uno si arrabbia in lontananza Tai Chi, sai quanti Tai Chi si sentono? Tai Chi è buono, se mi regge il microfono? Sì, ma mi allontano. Attenzione, vediamo, eccolo. Sembra quasi stretching quasi. Vedi? È l'arte del... vedete? Tai Chi è un'arte marziale. Un po' di eleganza New Generation ci vuole anche. Ma veramente? Sì. E questa passione per il Tai Chi, sì, da dove viene? Sono stato in Cina a quei tempi ho studiato Wushu, ok? E praticavano già il Tai Chi quando non era Wushu cinese, che c'è un progetto per portarlo alle Olimpiadi, e a quei tempi era già diffuso il Tai Chi, che è l'aspetto più legato al benessere, certo, rispetto del Kung Fu. È un po' yoga il Tai Chi. Un po' yoga, sì, yoga in movimento, ok? E noi nelle prossime puntate cercheremo anche di ospitare maestri e scuole di arti marziali a livello nazionale, una cosa molto importante che New Generation dà questa possibilità a tutte le società in Italia attraverso Kung Fu Television Italia. Eccolo qua, infatti lo vediamo. Una cosa voglio dire, ovviamente con il Tai Chi si fanno anche combattimenti, no? Sì, sì, in Cina sì, perché... E in Cina i combattimenti, sì, di Tai Chi, sì, come si svolgono? Afferrami. No, non ti afferro. Afferrami. Ma perché ti devo afferrare? Chiamami uno. Aspetta. Venga qua, fotografo. Venga un attimo, venga un secondo, venga. Facciamo un applauso al fotografo, venga. Venga, che deve lavorare, venga qua. C'è una certa, non si lascia il microfono, non si preoccupi, lasci il microfono. Ecco, venga da questa parte. Io tengo l'altro microfono, la vediamo come... Stia tranquillo. Ecco la fine che ha fatto. Non succede nulla. Allora, tenga, esatto, vedi il movimento. Questo qui è Tai Chi, che poi gli spezziamo il braccio. E poi chi è che fa più le fotografie? Esatto. Ma mi basta che mi lascia il ditino poi. Ma nel Tai Chi, cioè, il movimento è molto morbido, è, sì, molto molleggiato, tipo un po', no? Vero? Ok. Quindi insomma, per coloro che sono amanti del Tai Chi è fondamentale, anche per coloro che fanno i film di arti marziali, il Tai Chi, no? Quindi se ci sono degli attori, dei ragazzi che volessero diventare degli attori, tipo il ragazzo che voleva, io va attore, lui, no? Allora perché no, non sviluppare questo tipo di arte, no? Il Tai Chi. Va bene, grazie a te. Allora, grazie Max, ti lascio il microfono, puoi accomodarti, la nostra produzione, possiamo, ecco la corsetta sua, mi rifai il giro di prima, scusa, mi rifai tutto il giretto, vieni qua, fammi la corsetta come hai fatto prima, il passo quello veloce così che mi piaceva, prego, vedi? Sembra che stiamo a fare una coreografia bravo, grazie. Allora ho il